Della Toscana in primo piano l'allarme siccità. In crisi l'agricoltura con danni stimati in 60 milioni di euro. Notevolmente ridotte le riserve idriche. Il periodo più difficile è previsto per metà agosto. Da qui l'appello ai cittadini a non sprecare acqua potabile. Il servizio di Silvia Ferretti. Non basterà la pioggia di queste ore a rimpinguare le riserve idriche ridotte da una siccità senza precedenti. Il 2011 è stato un anno secco con il 40% di pioggia in meno rispetto alla media, un'aridità che in Toscana ha colpito pesantemente l'agricoltura con danni stimati in 60 milioni di euro. A soffrire di più i campi di grano, orzo e mais, la loro produzione rischia di essere dimezzata, ma non sono solo le coltivazioni ad essere in crisi. Il sopralluogo al Torrino di Santa Rosa, sull'Arno, ha ben evidenziato lo stato di sofferenza del fiume con i pesci morti e il flusso dell'acqua sostenuto quasi esclusivamente dai rilasci degli invasi. Il lago di Bilancino è ridotto alla metà, l'acqua realmente utilizzabile ancora meno. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Per l'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori è necessario ripristinare in Toscana gli oltre 2500 laghetti di raccolta delle acque piovane, facendo pressione affinché l'Unione Europea permetta di utilizzare anche per l'irrigazione i fondi destinati all'agricoltura. Anche per il presidente di Publiacqua D'Angelis occorrono nuove riserve d'acqua. Dobbiamo creare altre piccole Bilancino e utilizzare l'acqua di falda laddove si trova, cioè ad esempio sotto Prato, per evitare insomma, di rimanere in emergenza in periodi di siccità. Un'ordinanza provinciale vieta agli agricoltori fiorentini di attingere acqua dai torrenti. Anche ai cittadini verrà chiesto di ridurre i consumi in vista dell'estate. Una restrizione che forse farà crescere ancora il popolo degli estimatori dei fontanelli pubblici. L'ultimo, il 33esimo di Publiacqua, ricollocato in Piazza Signoria con un nuovo look che finalmente sembra mettere tutti d'accordo.